Allora, prima di tutto, qui c'è un'altra sala video. Guarda un po'. Ah, un'altra TV. Mi sa che ci tocca guardare un altro filmato. Oh, non adesso almeno. Nel lettore non ci sono nastri. È indubbio che ci serva trovare uno per poter proseguire. Cominciamo a cercare. Benissimo, allora andiamo a cercarlo. Prima però, entriamo nella safe room. Vediamo da questo lato cosa ci porta. Oh, ma guarda, siamo nella stanza dove se avessimo sbagliato saremmo finiti. E allora, proviamo a scendere di qui. Vediamo dove ci porta. C'è un nemico bello grosso là in mezzo. Oh, ombra palestrata ore 12. A quanto pare blocca l'unica strada disponibile. Meglio prepararsi a combattere. Gioca. Sembra proprio un duro. Sei pronto, Joker? Assolutamente. Yes. Va bene, diamoci dentro. Che cacchio volete voi? Vi sfondo! Voi siete i ladri fantasma! Siamo qui per distruggere l'utopia ipocrita del tuo capo. Ti dispiacerebbe toglierti di mezzo? Sciocchi e ribelli, da qui non si passa! Vi sfondo! Oh, Surt! Facile capire a cosa sei debole, al ghiaccio! Non è vero in realtà, non è debole al ghiaccio in questa fase. Però resiste al fisico, blocca il fuoco, blocca l'elettrico, resiste al nucleare. Ottimo. E allora io mi concentro. Tu aumenta il critico a tutti. Che bello che è per la sua nuova persona. È brutto da dire però, durerà poco, sfortunatamente. Ah, bravo! Concentrati dopo aver attaccato. Un genio questa persona. Bravo. Scusami, debilitazione. Tu, Skull, prova a paralizzarlo. Vediamo se ce la fai. Ah no, giusto. Che stupido, li blocca l'elettrico. Vabbè, non importa. Frecce splendenti. Oh, che culo. Pensavo sarebbe rimasto tanto così di vita. Ah, ce l'abbiamo fatta. Però quello che succede qui dentro è proprio strano. Cambia la cognizione degli individui e riscrive le loro realtà in modo da che siano felici. Sarà anche una forma di trattamento per lui, ma di certo io rifiuterei di sottopormi a tale procedura. Muoviamoci, dobbiamo fermare il dottor Maruki. Quindi, là in fondo c'è la porta che ci permette di proseguire. Quindi abbiamo bisogno di un nastro che troveremo probabilmente sulle scale. Dobbiamo riuscire a trovare una cassetta. Oh, ma guarda quante ombre potenti. Ce ne sono tante. E ovviamente tutte quelle ombre potenti sono Fafnir. Ergo, sono tutte resistenti a un botto di robe. Ehi, quelle ombre fanno paura. Cerchiamo di non farci beccare. Sembra che le ombre stiano pattugliando la zona. Cerchiamo di non farci sorprendere da nessuno mentre cerchiamo la videocassetta. Vediamo. Tutto qui? Io non ho problemi. Posso sconfiggere qualsiasi nemico. Vediamo qua dentro. C'è una cassetta? Vediamo cosa c'è in questa scatola. Lo spray detergente. Ah, non c'è niente, cerchiamo altrove. Proviamo qua dentro, magari troviamo qualcosa. Beh, eccone uno. Vediamo. Vediamo cosa c'è. Il gel rilassante. Ok, non era una cassetta, ma abbiamo trovato anche un forziere. Con all'interno una Amrita soda. Buona. Vediamo qua dentro se magari c'è qualcosa. Su questi fogli c'è disegnato un occhio. Chissà come mai. Ah, sono ricordi. 3 giugno, la mia tesi progredisce passo dopo passo. Più ricerche svolgo, più comprendo i rischi della scienza psicognitiva. Questo alimenta i miei sospetti sul perché la mia ricerca sia stata interrotta. Non importa come, devo completare la mia tesi il prima possibile. Il mio più grande ostacolo è la mancanza di soggetti di ricerca. Se solo riuscissi a scovare qualche indizio sul mondo cognitivo, su questo potere che ho ricevuto, non posso desistere, fondi o non fondi. Completerò la mia ricerca e salverò tutti. Cosa sarà? Un diario.
Così pare. A giudicare da quanto c'è scritto, è probabile che appartenga a Maruki. Ma va? Anche quel video di prima, ad ora parlare di se stesso. Neanche sembra avere un qualche significato. Non so se può tornarci utile per l'indagine, ma conserviamolo e vediamo se troviamo altri. Perfetto. Oh, guarda lì, magari abbiamo trovato la cassetta? Una perlina. Oh, ma guarda un po'. Sta a Fonli, eh? Forse dobbiamo salire al piano di sopra? Uniamoci alla pattuglia. Sembra che degli intrusi abbiano rifiutato la terapia. Sono nella struttura. Se hanno rifiutato la salvezza del padrone, sono senza speranza. Dobbiamo prenderli in fretta. Non dimenticarti di bloccare questa porta. E adesso invece la lasciano libera. Sembra che ci siano ancora più ombre adesso. La stanza da dove sono usciti è sospetta, però. Vogliamo dare un'occhiata? Certo. Prima però distruggiamo queste ombre. Allora, qui abbiamo un'altra scatola. Vediamo cosa contiene. Qui non c'è niente, cerchiamo altrove. Nulla, non conteneva nulla. La tristezza mi pervade ora. Proviamo a salire qua sopra, vediamo se c'è qualcosa di nascosto. Allora, solita conduttura che ci porta in un'altra zona polverosa e chiusa. Ottimo. Vediamo il forziere cosa contiene. Ancora Keiichi. Sumire non la calcolano proprio, poverina. Una veste della saggezza. Ottimo. Vediamo se questa è la stanza giusta per una volta. Vediamo cosa c'è in questa scatola. È già diversa l'angolazione. Sarà sicuramente questa. La vecchia videocassetta. Oh, ah, eccola. Ora dritti a guardarla. Ecco la chiave del nostro successo. Torniamo alla TV. E finalmente possiamo usare il nostro rampino e vedere dove ci conduce. Ormai la videocassetta l'abbiamo trovata, però ehi, magari a qualcosa ci porta. O molto più semplicemente avremmo potuto usare questo rampino per sfuggire alle ombre che ci inseguivano. Se però usiamo il rampino in questa zona, andiamo verso un forziere. Che cosa conterrà? Un'anima da masticare. Come al solito, niente di eccessivamente incredibile, ma ehi, meglio di nulla. E ora finalmente possiamo scendere. Abbiamo la chiave. Vediamo che cosa contiene questa videocassetta. Bene, abbiamo la cassetta. Chissà cosa scopriremo questa volta. Scommetto una cosa, non sarà piacevole. A ogni modo, dovremmo guardarla il prima possibile. Oh, Sumire. Sei Sumire Ryushizawa, eh? Io sono il dottor Maruki, sarò il tuo consulente. Innanzitutto, grazie per essere venuta a trovarmi. Sì. Grazie per avermi incontrata. Chiedo scusa, non so bene di cosa parlare. Sono qui solo perché lo volevano i miei genitori. Nessun problema. Allora, vuoi semplicemente fare due chiacchiere fino allo scadere del tempo? Due chiacchiere? Certamente, d'altronde non possiamo parlare di cose che non hai voglia di discutere. Ho anche alcuni dolcetti salatini, serviti pure se vuoi. Ah, oh, sì, grazie mille. Allora iniziamo con... Ecco, perché non mi racconti cosa hai mangiato ieri? Comincio io. Giorni fa un mio amico mi ha regalato un bel po' di mele. Dopo alcuni giorni non ne potevo più e così ho pensato, perché non usarle come ingredienti? Allora ho provato a cucinare un piatto a base di mele, ma non è venuto tanto bene. Secondo te, cosa ho preparato alla fine? Io non ne ho idea. Gamberi piccanti con le mele. Il maiale in agrodolce si fa anche con l'ananas, no? L'idea era quella. Pare che non abbia funzionato. Comunque le mele sono ottime come ingredienti. Una volta grattugiate si possono fare una salsa versatile. Io la uso spesso in cucina. È molto nutriente, fa bene alla digestione. Oh, cucini, Yoshizawa-san. Dunque ti interessi di nutrizione? Sei una che tiene tutto sotto controllo. Sono solo molto attiva, ecco tutto. Sono una ginnasta. Il mio coach continua a ripetermi di fare attenzione a cosa mangio. Capisco. Come vanno gli allenamenti? Sono giornate difficili. È stata dura. Cioè, nulla che non sappia gestire. Però non va bene. E inoltre, non so più cosa voglio fare. Mi dispiace. Ti piace ancora la ginnastica? Non sono sicura neanche di questo.
Mia sorella e io avevamo fatto una promessa. Avremmo gareggiato e vinto i premi più prestigiosi, ma lei se n'è andata. Mi ha protetto da un atto che stava per investirmi. Ho rubato a Kazumi il suo sogno. Non ce la faccio più. Non posso andare avanti così. Se ci fosse Kazumi al mio posto, sono certa che realizzerebbe il suo sogno. Solo Kazumi poteva riuscirci. Per quanto io possa provarci, non cambierà niente. Chiedo scusa. Non c'è bisogno di scusarti quando sei qui. Se vuoi toglierti un peso dallo stomaco, fa pure. A volte non riesco a fare a meno di pensare che le cose andrebbero meglio se fossi Kazumi Yoshizawa. Dopotutto, limitarsi a desiderare che si avveri il suo sogno non servirà a granché. Sogni che si avverano. Sai, io non trovo affatto strano il tuo ragionamento, Yoshizawa-san. Anzi, desiderare di diventare qualcun altro non è necessariamente qualcosa di negativo. Lo pensa davvero? Chiunque è in grado di cambiare se stesso, l'unico limite è l'immaginazione. Se aspira a somigliare sempre di più a un'altra persona, può effettivamente riuscirci. Ma è un po' controproducente questo consiglio, Maruki, perché dire a una persona non essere te stessa, sì, un'altra persona, finirà per perdere se stessa. Certo, il tuo ragionamento è: ma se è felice, allora va bene. Sì, ma no. Domande del tipo: cosa farebbe ora quella persona? Pensieri come: quella persona non lo farebbe. Pensieri di questo tipo possono arrivare a avviare un cambiamento che rafforza sempre di più la somiglianza. Riesci ancora a immaginare tua sorella? Sì. Cosa pensi che farebbe lei se ora si trovasse nei tuoi panni? Beh, non piangerebbe. E se avesse il tempo per farlo, impiegherebbe quel tempo per allenarsi ancora. Dottor Maruki, io voglio diventare Kazumi. Lo so, e so anche che puoi farcela. Devi solo credere in te stessa. Ora come va? Ti senti un po' meglio? Sì, è come se mi fossi tolta un peso. Lei è incredibile, dottore. Non ho fatto nulla di che. Però pare che il mio metodo di consulenza possa ancora fare del bene. Oh, la trasformazione. Via sti occhiali. Ok, non so come dirlo, ma mi sento come se fossi del tutto rinata. Davvero, mi fa piacere sentirlo. Torna pure quando vuoi, possiamo anche solo fare due chiacchiere, come oggi. Grazie. Beh, allora potremmo continuare questo discorso e... Oh, qualcosa non va? Ora che ci penso, io non ci so proprio fare, fornelli. Non so perché stessi dicendo certe cose. Mia sorella minore, lei sì che è brava a cucinare. Proprio così, Kazumi Yoshizawa. Sì, che c'è? Oh, niente. Sono felice di averti aiutato. Buona fortuna con gli allenamenti. Già, farò del mio meglio, sia per il bene di Sumire che per me. Oh. Era forse... Sì, si tratta di una seduta con il dottor Maruki. È stato subito dopo la morte di mia sorella Kazumi. Da quel momento ho vissuto nella convinzione di essere veramente Kazumi. È tutto causato dalla riscrittura della tua cognizione. È quel che chiamiamo avveramento, no? Ok, però mi stavo chiedendo una cosa. Era solo Sumire a credere di essere Kazumi, giusto? I tuoi familiari e i tuoi amici non se ne sarebbero accorti se avessi iniziato a usare un nome diverso. Beh, però ricordo che tutti intorno a me mi chiamavano Kazumi. Magari è più corretto dire che stessi fraintendendo il nome che usavano per chiamarti. Ovvero tutti ti chiamavano Sumire, mentre la tua cognizione ti portava a credere che dicessero Kazumi. Ecco perché nessuno pensava che fosse strano, inclusi i suoi amici e se stessa. Cacchio. Deve far parte di tutte quelle assurdità sulla salvezza che Maruki ci sta propinando. Lo ricordo ancora qui, come filmato, perché forse desidera davvero che Violet sia felice. Lo ammetto, mi sentivo davvero salva in quel momento, quando sono diventata Kazumi. Ma allo stesso tempo, non ho fatto altro che fuggire dalla mia vita come Sumire. Provo una sincera gratitudine per il dottor Maruki, ma ho smesso di scappare. Andiamo. E allora forza! Alla prossima stanza! Ora che abbiamo visto anche l'ultima videocassetta, possiamo avvicinarci a questa porta.
Blocco di sicurezza attivato. Rispondere alla seguente domanda di autentificazione. Come reagiscono gli adolescenti quando sono vicini a qualcuno con molto più talento? Desiderano essere quella persona. Clic clic clic. Clic clic clic. Clic clic clic. Esatto, puoi entrare ora. Autentificazione completata, blocco disattivato. Ce l'abbiamo fatta! Non avrei mai immaginato di diventare la password di sicurezza di qualcuno. Diventa la fidanzata di qualcuno, poi vediamo se non sei la sua password. Cliccate. Ora puoi entrare. Buona risalita. E questo posto che cazzo è? Lo ammetto, questo posto lo odio. Dove ci troviamo? Che cambio di panorama. Eravamo in un laboratorio di ricerca e adesso... abbastanza. Quasi come se fossimo... Wow, guardate là! Quelle persone stanno fluttuando! Ma che diamine è? Qualunque cosa sia, probabilmente ha a che fare con la cognizione di Maruki. Forse è convinto che chi viene sottoposto alla terapia finisca per sentirsi in estasi. Quindi crede davvero di mandarli in paradiso? Maruki deve proprio pensare di star facendo la cosa giusta. Dottor Maruki. Mona Senpai, il tesoro è al di sopra di questa stanza, giusto? Sì, ci siamo vicini. Il problema è come salire lassù. Wow, ci sono delle scale, ma con dei grandi buchi al centro. Da entrambi i lati spuntano piante rampicanti belle grosse. Possiamo usarle in qualche modo. Non sappiamo se reggerebbero il nostro peso. Preferirei evitare rischi inutili. Ma tra l'altro non è un salto chissà quanto lungo? Un saltino così, no? Forse è troppo? Gli scalini si sviluppano in parte verso l'alto, quindi deve esserci un modo per utilizzarli in sicurezza. O almeno, questo è quello che mi fa supporre la precedente esperienza con un palazzo. Sono d'accordo, e sembra che ci sia un dispositivo per farlo proprio laggiù, ci tornerà utile? Beh, che ne dite di non sprecare il tempo? Insomma... Muovetevi, porca troia! Ecco, questo è uno di quei tipi di enigmi che io nei giochi odio. Santo cielo. Cosa sarebbe? È un quadro di comando per le luci. Serve per regolare la luminosità e il colore delle luci. Vedi la luce sulla porta di fronte alle scale? Al momento il colore del regolatore dell'intensità è lo stesso delle luci. Guardando meglio, i rampicanti formano una specie di scala nei punti colpiti dalla luce. Ho ragione di credere che ci sia possibile modificare i percorsi disponibili alterando le luci. Bene, Joker, prova a usare il regolatore per cambiare lo schema di colori delle luci. Va bene. Bene, dunque, se provo a farlo bianco, che succede? Ok, col bianco si sono accese tutte. Le scale sono a posto. Sembra che i rampicanti crescano quando il colore delle luci è lo stesso dei fiori. Ottimo. Inoltre pare che l'interruttore cambia le luci nelle vicinanze. Chissà se ce ne sono altri qui. In pratica possiamo usare degli interruttori delle luci per far crescere i rampicanti, giusto? Mettiamoci al lavoro, Joker. Benissimo. Allora, iniziamo un attimo a prendere tutto quanto quello che c'è in questa zona. Uno fuda del potere, grazie. Cosa ci fa tutta sta gente qua? Ok, è commosso. Oddio, grazie Maruki Senpai. Mentre qui ce l'abbiamo rosso. Prima le scale, ora un muro di rampicanti. Abbiamo creato delle scale di rampicanti sfruttando gli interruttori. Non dovrebbe essere in grado di fare lo stesso con questo muro. Allora, le luci sono di tutti e tre i colori, però i fiori sono rossi. Quindi direi, proviamo a spegnere il rosso. Ottimo. Con tutti gli altri colori abbiamo fatto le scale. Il muro è andato, ora possiamo andare avanti. Caspita, le luci accese fanno uscire le scale, le luci spente fanno sparire i muri. Quanto vorrei poter attivare tutto e andare avanti. A chi lo dici? Per giunta abbiamo avuto a disposizione solo le luci rosse. Se anche dovessimo trovare altri interruttori, dubito che lì avremmo accesso a tutti i colori. Ci conviene tenerlo bene a mente per il prossimo futuro. Insomma, ora che puoi attivare solo un colore, sarà più difficile, ti stanno dicendo. Grazie. Ok, questa non dovrebbe essere difficile.
È la prima d'altronde. Quindi disattiviamo il blu. Si tolgono le scale e si tolgono anche i muri. Perfetto. Quindi attiviamo l'interruttore rosso. Ecco fatto. Qua si blocca con il muro, ma ci apre il passaggio con la scala. Ora in teoria eccoci arrivati qua. E con quest'altro interruttore blu. Ok, manteniamo il ritmo. Oh. Dobbiamo abbinare il colore delle luci a quello dei fiori, giusto? Dunque, qualcuno di voi ha visto l'interruttore viola? È solo una supposizione, ma credo che ci si possa creare quel colore con i giusti interruttori. Attivando insieme più colori, le luci dovrebbero mescolarsi e creare nuovi colori. Come prima abbiamo ottenuto il bianco attivandole tutte e tre, Skull. Ora sono accese le luci rosse e verdi, quindi regolandole dovremo ottenere il viola richiesto. Ah, quindi si usano anche i colori secondari. Mescolare i colori per aprirci la strada, che enigma intrigante. Per tre di sicuro. Sugli interruttori ci sono degli appunti con utili consigli per mescolare i colori. Utili consigli, manco fossimo bambini che non sappiamo come si ottiene l'arancione, il viola e il verde. Vuoi provarci, Joker? Che tra l'altro verde e rosso teniamo il giallo, però vabbè, è uguale. Quindi disattiviamo l'interruttore verde, attiviamo il blu ed ecco fatto. E abbiamo ottenuto il viola, visto Skull? Non era difficile. Ecco, questa sarà difficile, ve lo dico, questa è quella che mi ha richiesto più tempo di tutte le altre scale. E abbiamo ottenuto la porta rossa, fantastico. Perché guardate quanto è grossa e enorme questa stanza. Allora, iniziamo con questo, attivando il verde e facendo il bianco. E ci apre alcuni pezzi di strada. Andando qua sopra. Ehi, guardate, una grande scala. Sembra arrivare fino ai tetti degli edifici. Ecco dove probabilmente si trova il tesoro. Ci siamo quasi, andiamo avanti, Joker. È vero, ci siamo quasi, però la strada è ancora difficile. Soprattutto perché prima dobbiamo arrivare là in fondo, dove c'è quella porta. E quella porta, per attivarla, ci richiederà molti passaggi. Spegniamo il blu e otteniamo il giallo. Il rumore delle piante che si ritraggono mi fa venire in mente questo suono a me. Però guarda un po', possiamo arrivarci da qui. Aspetta, Joker. Siamo tutti d'accordo che il tesoro si trova in cima a quella grande scala, giusto? Non dovremmo andare invece in quella direzione? Ma laggiù percepisco il seme della bramosia. Che razza di ladri fantasma saremo se lo ignorassimo? Bravo, Morgana. Potrebbe essere una buona idea per lustrare l'area se ne avessimo l'occasione. Però dipende tutto da te, Joker. Nel senso... Makoto, stai zitta per favore. Ehi, Makoto. Haru, stai zitta per favore che devo andare a prendere questo seme. Prima di andare verso la porta, andiamo in questa direzione. Spegniamo il rosso. Attiviamo il blu. Scusatemi, è il suono che mi viene in mente quando sento il rumore delle piante. Ora invece andiamo all'ultimo pannello, quello che ci porta alla scalinata principale, e attiviamo tutti e tre i colori. E la scala principale è a posto. Sì, il traguardo. Siamo così vicini al tesoro, inizio a innervosirmi. Facciamo una cosa molto molto easy per me. Clink 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 clink. Attiviamo la safe room, perché così nell'eventualità del tutto posso tornare qui. Ora che cosa è successo? Siccome siamo entrati nella safe room e adesso ne siamo usciti, tutti quanti i colori si sono resettati. Io che cosa faccio per semplificarmi la vita? Torno indietro. E vado alla safe room precedente, quella prima di questo, e mi rifaccio il percorso fino all'inizio. Per voi invece che state seguendo questa guida e quindi non siete andati là e vi semplifico la vita, dobbiamo tornare indietro. Spegniamo quindi il colore rosso.
torniamo di nuovo a questo pannello di controllo. Attiviamo il rosso, spegniamo il blu. Andando da questa parte invece, spegniamo successivamente questo qua, spegnendo il verde e accendendo il blu. Ora, saltellando da questo lato, possiamo finalmente accedere a questa nuova zona che prima non avevamo accesso. Accendendo il verde e spegnendo il blu, otteniamo il giallo. Scusatemi. Andando qua sotto, finalmente possiamo disattivare il verde e avere il rosso, che è quello che ci serviva. Perché ora possiamo finalmente arrivare qui davanti all'ultimo cancello, il cancello che richiedeva di spegnere tutti quanti i colori. Scusatevi. Ed eccolo qui, il nostro ultimo nemico. Quell'ombra sembra davvero forte, Joker Senpai. Assicuriamoci di essere pronti prima di entrare, che ne pensi? Facciamolo. Ecco i pazzi che hanno rifiutato la generosa realtà del padrone. Non farete un altro passo, tornate indietro se ci tenete alla vita. Un altro Fafnir. Non oggi, prenderemo il tesoro, che lo voglio o no. Andiamo. Brava Sumire, così. Fagli vedere a Fafnir chi è che comanda. Riflette gli attacchi fisici, assorbe il fuoco, resiste al fulmine e assorbe il nucleare. E allora, come al solito, concentrazione. Puoi fare la vulnerabilità che vuoi, non riuscirai a distruggerci, Fafnir. Passo di coraggio per aumentare la probabilità di critico, ma funziona realmente a poco, quindi amen. Tu debilitalo. Tu Skull, non ci conto molto, non per causa tua ma per causa sua. Proviamo con uno spray congelante a congelarlo, vediamo se funziona. Invece ha funzionato, non l'avrei mai detto, lo ammetto. E almeno posso fare frecce splendenti. Certo, frecce splendenti con la congelazione non succedeva nulla, però almeno stava fermo. Beh, siamo riusciti ad abbatterlo. Credo che possiamo arrivare al seme della bramosia ora. Non ha senso lasciare per strada qualcosa di utile. Ora è nostro. Esatto. L'ultimo seme della bramosia ora ci appartiene. Eccolo qui. Il seme blu finalmente nelle nostre mani. Verde, rosso, blu, i colori semi della bramosia si uniscono per diventare il cristallo della tristezza. Eccolo qui. Del dolore, scusami. Che tra l'altro io non ho visto effettivamente cosa faccia il cristallo del dolore, vediamolo subito. Eccolo qua, supporto medico. Ripristina l'8% di HP SP massimi dopo la battaglia. Non è granché, molto meglio l'anello. E ora, come vi ho detto prima, in teoria ci dovremmo fare strada fino alle scale. Ma da questo punto è molto più semplice usare un go home, tornare indietro e ritornare alla stanza. Però volendo fare un po' i precisini, qua e là in fondo ci sono due forzieri che sinceramente, mi dispiace dirvelo, ma non ho proprio voglia di mettermi a rifare tutti quanti i piruli per attivarli, perché tanto sono oggetti che per me non servono. Se volete provarci, tutti i bottoni sono qua. Quindi, go home e ci teletrasportiamo al ripostiglio del corridoio del crepuscolo. Questo l'ho fatto per semplificarmi la vita. In realtà potevo benissimo, come ho detto prima, fare tutto quanto il percorso e poi entrare qui, usare il go home e rifarmi il percorso. Ma sinceramente non ne avevo voglia. Ecco un'altra stanza delle videocassette. Ci sarà una videocassetta? C'è una TV laggiù e sembra che ci sia un nastro nel registratore. Di nuovo, spero sia l'ultimo. I nastri sembrano però diventare sempre più recenti. Cosa ci riserverà questa volta?
Non lo so, scopriamolo. Allora, a cosa devo questa visita dopo così tanti anni? Quello è uno studio approfondito sulla ricerca che ha cercato di fermare così tanti anni fa. Sì, so leggere. Intendo dire, perché portarmi questa roba proprio adesso? Oh, niente, mi prendo solo la mia rivincita. Volevo mostrarle di persona la prova concreta che chiedeva prima di bloccare la mia ricerca. Così pare. Ammetto di essere colpito, almeno da questo punto di vista. Ma non vale nulla ormai. È acqua passata, perché non ti lasci tutte le spalle e non volti pagina? Ah, non se ne parla, professore. La scienza psicognitiva ha avuto un impatto impossibile da ignorare. Ma di che cosa stai parlando? I casi di raptus e gli improvvisi risvegli del cuore che i ladri fantasma dicono di aver causato. Direi che possiamo chiamarle prove concrete dell'efficienza della scienza psicognitiva. Lei non crede? E la persona che ha mosso i fili dietro le quinte era il membro della dieta Masayoshi Shido. Pare che confesserà tutti i suoi crimini, ora che i ladri fantasma hanno risvegliato il suo cuore. Anni fa Shido mise gli occhi sulla mia ricerca, se ne appropriò e la portò avanti per i suoi scopi. E non solo, ha usato la scienza psicognitiva per provocare raptus per motivazioni politiche. Sappiamo entrambi che lei è coinvolto in questa serie di eventi, o sbaglio? Cosa? Cosa ha intenzione di fare? Oh, proprio niente, ripeto, sono solo qui per riprendermi la mia rivincita. Quella ricerca, il mio lavoro, cambierà il mondo. Cambiare il mondo? E dove pensi di trovare i soldi per farlo? Ho il potere, non sei Shido. Cosa può fare uno come te? Quella ricerca è solo il primo passo. Ho scoperto come cambiare non solo la cognizione di un individuo, ma di tutta l'umanità. E lo farò, non importa cosa ci vorrà. Basta con queste sciocchezze. Fuori dal mio ufficio e non farti più vedere. Mi hai sentito? Che cacchio sta succedendo? Cos'è questo? E ora che ti prende? Non lo vede, il cielo è... È tempo. Questa voce... Che cosa? È giunto il momento, io sono l'altro te. Provengo dal regno delle anime umane. L'altro me. Un momento, il regno delle anime umane. Mi stai dicendo che questo regno è... Probabilmente non ne sei con la conoscenza, ma sono al tuo fianco da molto tempo. Eccola lì, la persona di Maruki. Infine, la tua realtà e il mare delle anime dal quale provengo sono diventati un tutt'uno. Chissà di chi è la colpa? È tempo che la tua ideologia, ingiustamente osteggiata, trovi finalmente compimento. Io sono te, tu sei me. Ecco, finalmente, ho capito. Non pensavo che... Ehi, cosa stai borbottando? Ti ho detto di andartene. Che sorriso. Sì, me ne vado. Finalmente, ora posso farlo. Che sorriso, Maruki. Shido. È stato proprio lui a stoccolare la ricerca del dottor Maruki. Sapete, è da quando abbiamo visto l'altro filmato che mi chiedo: pensate che ci sia qualche legame tra la ricerca psicognitiva di mia madre e quella del dottor Maruki? Dopo aver impedito a Maruki di proseguire le ricerche, le ha fatto portare avanti dai suoi sottoposti. Anche se dubito che i ricercatori di Shido conoscessero la materia tanto a fondo quanto Maruki. Sembra proprio una macchinazione degna di quell'uomo. Quel bastardo! Beh, non è per questo che dovrei incazzarmi al momento. C'è un'altra cosa in quel video di cui non abbiamo ancora parlato. Quell'essere che è apparso verso la fine era molto probabilmente la persona di Maruki. E quel cielo rosso, forse era il giorno in cui abbiamo affrontato il dio del controllo. In effetti Lady Lavenza ci ha rivelato che la realtà e i memento si erano fusi in quel momento. E come ben sapete, il risveglio di una persona può avvenire soltanto nel metaverso. Questo significa che la persona di Maruki si è risvegliata proprio durante quel filmato. E allo stesso tempo ha acquistato l'abilità di manipolare il memento, ovvero la cognizione delle masse. Allora è proprio come diceva Lavenza.
È incredibile il numero di coincidenze che hanno portato a tutto questo. A ogni modo, ora abbiamo il quadro più chiaro di quel che è successo. E ho l'impressione che Maruki avesse preferito tenerci nascosto questo ricordo. Non ci resta che avanzare, allora. Sì. Non abbiamo tempo per farci queste domande. Andiamo. Parapam pam pam. E allora si prosegue. C'è un'ultima porta che ci aspetta prima di un nemico forte. Blocco di sicurezza attivo. Rispondere alla seguente domanda di autentificazione. Cosa è accaduto a Maruki il giorno in cui il cielo è diventato rosso? Quando il cielo si tinse di rosso, si riferisce a quando i Memento si sono fusi con il mondo reale. Lasciamo la risposta a te, Joker. La sua persona si è risvegliata del tutto. Cli cli cli, cli cli cli, cli cli cli. Esatto, bravo. Autentificazione completata, blocco disattivato. È aperto. Continuiamo, il tesoro è vicino. È talmente vicino che c'è un nemico rosso ad aspettarci. Dopo di lui non rilevo altri segnali e la mappa non mostra altre zone. Questo è probabilmente l'ultimo ostacolo. Sembra una lotta impegnativa. Tutti devono essere al massimo. Pronto, Joker? Assolutamente. Voi non ci credo che siete arrivati fin qui. Ma certo, non bisogna sottovalutare i ladri fantasma. Non torneremo indietro. Faccia entrare. Il tempo della salvezza è quasi arrivato. Non vi permetterò di interferire. Oh, Siegfried! Qualcuno che abbiamo sfidato nel DLC ce l'aveva questa persona. A cosa sei debole? Blocca e resiste agli attacchi fisici e resiste al ghiaccio. Per tutto il resto non sei un problema, allora. Giusto per amor di causa, proviamo a mandare a Magatsu. Voglio vedere se sei colpibile dalle alterazioni, cosa che non succederà. Ovviamente, lo sapevo. Tu allora, passo di coraggio. Parapana panamau. Pneo. Parapana panamau. Oh, aumenta pure l'attacco. Ma in questo palazzo sono tutti dei geni. Prima attaccano e poi si aumentano le statistiche. Bravi, bravi tutti. Tu, Skull, prova a fulminarlo. Non che mi aspettassi, come ho detto, che funzionasse, ma va bene uguale. Frecce splendenti. Vedo che sei resistente, allora. Ma Kogan! Cambia espressione. Oh, benissimo. Idolan. Tu, con quel Megidolan non fai molto danno a Keiichi. Tu continua pure con Ziodine. Sì, lo so, basterebbe che mi concentrasse tutto il resto, però ecco appunto. Stavo per dire la battaglia finirebbe subito e che non mi va. E invece la finiremo subito. Frecce splendenti! Che bella che è Kaguya Picaro. Mamma mia. Best persona di luce in assoluto. Ce l'abbiamo fatta! Yes. Bene, siamo quasi arrivati al tesoro. Muoviamoci! Ed eccolo qua! L'ultimo ascensore che ci porterà al tesoro. Ma cosa? Ma questo? È il giardino dell'Eden. Sembra un gran bel paradiso. Suppongo Maruki voglia dirci che il mondo diventerà così se sarà libero di abusare delle sue ricerche. Un paradiso. Aspettate, ma questo è un vicolo cieco, no? E non abbiamo ancora trovato il tesoro. Guarda meglio. Quella cosa luccicante? Non c'è dubbio, quello è il nostro tesoro. Ciò significa anche che il percorso di infiltrazione è sicuro. Perfetto, non ci resta che inviare la lettera di sfi... Aspettate, come possiamo fare questa volta? Hai ragione, il dottor Maruki è rimasto qui nel palazzo per tutto il tempo, no?
Di certo Maruki sa bene che l'altro fantasma inviene una lettera di sfida il giorno prima del colpo. Viste le sue azioni finora, sospetto che tenterà di intervenire in qualche modo quel giorno. Dovessi scommettere, direi che ci proverà con Joker. Giusto, in tal caso lascerò la lettera di sfida nelle tue mani, Joker. Potremmo semplicemente tendergli un'imboscata e distruggerlo una volta caduto nella nostra trappola. Non faremo niente di simile! Il nostro obiettivo è far tornare alla realtà al suo stato originario, non massacrare il dottor Maruki. Era soltanto una battuta. Del resto, sapete tutti benissimo che l'influenza di Maruki sulla realtà va ben oltre questo palazzo. Fare un passo falso qui potrebbe segnare la nostra fine all'esterno, dove non abbiamo le persone. La strategia più sicura resta risvegliare il cuore di Maruki, proprio come volete fare voi. Stiamo finalmente per risvegliargli il cuore. Se rubiamo il tesoro del dottor Maruki, tutto tornerà come prima, vero? Non lo so per certo, ma molto probabilmente sì. Puoi farcela? Sì, naturalmente. Siamo arrivati fin qui, non possiamo arrenderci proprio ora. Dobbiamo proteggere la nostra realtà. Riguardo alla scadenza, il dottor Maruki aveva stabilito il 3 febbraio, giusto? Già, lui è diverso dai nemici affrontati sinora. Se vogliamo batterlo, dobbiamo diventare molto più forti. Esatto, abbiamo ancora dei memento da vedere e abbiamo una settimana per farlo. Se non abbiamo altre questioni da sbrigare qui, non ci conviene tornare all'ingresso. E allora torniamo indietro. D'accordo, torniamo indietro e riposiamoci. Prima però, vado a potenziare un'altra volta Izanagi no Okami Picaro. Perfetto, non ci manca molto per potenziarlo. Sono abbastanza sicuro che succederà. Potenziamo tutte le abilità sopra e Fortuna rimarrà all'ultima come l'altra volta. Benissimo, ora sì che possiamo tornare indietro. Credo che non ci resti che prepararci per il giorno del destino. Torniamo indietro. Torniamo al mondo reale. Ritorno al mondo reale dal palazzo di Maruki. Grazie per il lavoro svolto. Grazie a te, telefono. E abbiamo trovato tutti quanti i semi della bramosia, il che è fantastico. Yes! Abbiamo trovato la strada per il tesoro, non ci resta che attendere la data prestabilita. Se siamo fortunati, non accadrà nulla prima di allora. E abbiamo ancora una settimana da sfruttare, perfetto. Oggi sei stato bravo, sei stanco? Assolutamente. C'è una cosa che mi tormenta. Dunque, abbiamo discusso di come il dottor Maruki potrebbe contattarci, giusto? Esatto, ma è stata solo una nostra ipotesi migliore. Spero proprio che non accada, ma c'è la possibilità che non si faccia vivo prima della scadenza. Davvero? Non ci avevo mica pensato! Sebbene tale circostanza non si possa escludere integralmente, io la ritengo quantomeno improbabile. Lui si considera un vero e proprio santo, non ce lo vedo a rimangiarsi la parola data. Non sei d'accordo, Phoenix? Direi di sì. Già, se volesse potrebbe cancellarci tutti dall'esistenza. Ma come mai adesso c'hai i capelli legati e non più gli occhiali? Ma non solo, tutto il tempo extra che ci ha dato è estremamente vantaggioso per noi. E ci sono ancora un sacco di cose che non sappiamo sul suo potere. È vero, dobbiamo sfruttare bene questo tempo per prepararci al meglio. Io lo impiegherò a perfezionare la nostra lettera di sfida e a renderla una vera e propria opera d'arte. E no, va già bene così com'è. Che peccato. Non sappiamo quando Maruki si farà vivo, ma la scadenza non cambia. Diamoci dentro con i preparativi. Va bene allora, chiamerò Kawakami per farmi massaggiare.